parola a Luca Bernardo. Ci tenevo che vedeste i volti di queste persone e ascoltaste nel poco tempo che abbiamo anche il cervello, le idee, il cuore di Alessandro, che ha fatto tanto e l'ha voluto trasmettere. Poi ha fatto un bellissimo programma, un pieghevole molto fitto, ma che trasmette il tanto lavoro che ha messo in campo. E poi Giuseppe Lardieri, che veramente ha interpretato in maniera straordinaria il ruolo di presidente. Ma che cos'è che accomuna tutte queste persone, che accomuna Luca Bernardo e che invece, guardate, ci differenzia molto da chi ha governato in questi 5 anni? Che queste persone, così come ho sempre fatto io, e questa è la cosa che a me inorgoglisce di più, hanno fatto dell'etica, della responsabilità, il primo valore nell'essere al servizio degli altri. E guardate che questo è qualcosa di importante e complicato. L'etica della responsabilità vuol dire intanto essere attenti e fedeli al consenso e alla fiducia che i cittadini ripongono in te, perché scrivendo quel cognome o scegliendoti come presidente o domani come sindaco, loro dicono: tu, io delego te al miglioramento della qualità della mia vita. È una responsabilità importante. E quando assurge ad un ruolo di sindaco, io di assessore, prima nel mio percorso ho avuto la fortuna di fare sia l'assessore al comune che l'assessore alla regione Lombardia, 10 anni, più di 10 anni complessivamente. Ecco, su di te senti la responsabilità di essere arrivato in un luogo in cui non devi esercitare un potere, ma hai la possibilità di essere più concretamente al servizio di quei cittadini che ti hanno dato la fiducia. Ed essere al loro servizio vuol dire prendere delle scelte, fare delle scelte che possono migliorare la loro condizione di vita, anche se in quel momento magari non blandisci il desiderio o la pancia di qualcuno, anche di chi in qualche modo ti ha dato la fiducia. E questa è la cosa più difficile ma più importante, perché molti politici si nascondono e molti politici hanno paura di assumere delle decisioni. Sembra un controsenso, ma è esattamente quello che è. A me è stato rinfacciato di una eccessiva esposizione anche nel momento del Covid. Bene, io sono orgoglioso di averlo fatto e di averlo gestito così un momento così difficile. Perché chi è chiamato a comandare la nave in quel momento non sta nella sottostiva e manda qualche caporale di giornata a metterci la faccia o a leggere il bollettino. I cittadini devono sapere che tu sei lì, che tu sei lì a governare la nave, stai dando del tuo meglio per affrontarla e per essere al loro servizio, per migliorare la loro vita, per tutelare e salvare in questo caso la vita delle persone. A rischio evidentemente di sbagliare, a rischio che poi qualcuno possa attaccarti per la visibilità, perché sei sempre lì a mettere il petto, ma questo è quello che in qualche modo va fatto. E poi bisogna prenderle le decisioni. A volte prendere le decisioni è difficile, perché si scontenta sempre qualcuno. Caro Luca, lo vedrai, perché qualunque decisione prenderai c'è qualcuno che contesta. Noi siamo per esempio per fare il nuovo stadio, perché il nuovo stadio è una grandissima opportunità per Milano, ma lo dico chiaramente, tenere 2 stadi è una stupidaggine insensata. Ci saranno anche nella coalizione qualcuno che ha quest'idea, poi toccherà a Luca fare sintesi su tutto questo, ma non si può accontentare coloro che vogliono il verde, coloro che vogliono lo sviluppo, coloro che vogliono i 2 stadi e coloro che non vogliono niente. Questo non è possibile. Questo è quello che ha fatto il nostro sindaco Sala, che non ha l'etica della responsabilità, perché non ha valori di riferimento, ma bordeggia soltanto nell'ottica di ottenere i maggiori consensi possibili. Ma il momento della verità sta arrivando, questo giochino non regge più. Ha goduto del nome dell'Expo, ha goduto di una Milano straordinaria che noi abbiamo creato e non ha messo in campo nessun progetto per cui questa Milano possa continuare a essere una città straordinaria, una capitale del mondo. Perché la gente viene
a Milano oggi per i grattacieli che noi abbiamo realizzato, per il salone del mobile, per le grandi trasformazioni urbane. Bene, non c'è più nessun grande progetto nei cassetti. Il piano di governo del territorio che hanno approvato è un piano triste, è un piano che prevede qualche alloggio di housing sociale, un pochino di verde e poco altro. Non è un progetto che fa sognare, non è un progetto che può portare Milano sulle pagine delle riviste di architettura di tutto il mondo, non è un progetto che può portare qui i turisti a vedere la nostra città, a investire in questa città. Perché? Perché non si potevano scontentare i comitati dei Verdi, perché il PD aveva delle posizioni un po' di sinistra, per cui sia accoglienza, i giardinetti, però non facciamo i grattacieli, però no le colate di cemento, perché poi c'erano tante altri che lo tiravano per la giacchetta, allora meglio non prendere nessuna decisione. Lo stadio è paradigmatico. Mettevano 1 miliardo nella realizzazione del nuovo stadio, 100 milioni di oneri di urbanizzazione, ma voi siete andati in quei quartieri lì a vedere il degrado che c'è oggi a San Siro e nei quartieri vicino? Io che abito in zona fiera, noi abbiamo avuto il coraggio, io ero presidente allora della commissione urbanistica, di decidere di mettere, di fare City Life, così come tante altre cose. Avevamo i comitati contro, perché il cono d'ombra avrebbe coperto le villette, poi il verde era poco, e poi. Oggi quella è una delle zone più vitali. I miei figli vanno lì la sera, vivono quel quartiere, perché c'è il centro commerciale, perché c'è l'area verde. Ecco, San Siro potrebbe essere la stessa cosa. Potevamo iniziare 2 anni fa tutto questo, ma non si è iniziato niente. E potremmo andare avanti. Allora noi di queste persone che non hanno il coraggio di assumere delle decisioni, che non hanno l'etica della responsabilità di dare delle risposte a una Milano che deve correre e vuole un'amministrazione che gli consenta di correre, noi non sappiamo cosa farne. E allora domani, il 3 ottobre, da domani dobbiamo iniziare a lavorare dicendolo alle persone, raccontandogli questo, che questo bel sogno di una grande Milano che si è fermata a causa del Covid, che adesso sta ripartendo per dimostrare quanta vitalità c'è. Io sono stato contento di metterci mezz'ora l'altra sera a trascorrere, a passare via Manzoni, perché tutti i negozi di design erano aperti e c'era la gente dentro. Questa è la Milano col cuore pulsante che noi vogliamo. Ma Sala non ha fatto nulla per tutto questo e ha creato le condizioni di una marginalizzazione della nostra città. E allora l'occasione l'abbiamo il 3 e il 4 ottobre. Cambiando, scegliendo delle persone che hanno il coraggio di prendere delle decisioni e di metterle in campo e scegliendo le persone giuste, coloro che non hanno paura dell'impopolarità, coloro che sanno assumersi anche nei momenti difficili, come ho fatto io, ho insegnato a tutti loro a fare anche nei momenti più difficili, anche a costo dell'impopolarità, di qualche attacco, anche di qualche inchiesta giudiziaria, come è successo, voglio dire, sul Covid e quant'altro. Ma in quel momento non ci pensi, in quel momento il problema non è oddio la popolarità, oddio cosa penseranno i salotti, oddio cosa penseranno i partiti. In quel momento c'era la vita delle persone e la necessità di dare una risposta per salvare la loro vita. Quindi amici, la campagna è nelle nostre mani, i grandi giornali hanno già scelto, i grandi poteri hanno già apparecchiato la tavola per il sindaco uscente che li rassicura perché non fa cambiare nulla. Noi vogliamo dargli il 4 ottobre un grande dispiacere. Questo grande dispiacere si chiama Luca Bernardo in comune, si chiama i voti a Forza Italia, che è quel partito che consegue la pancia della gente, che accanto ai problemi giusti della sicurezza, accanto ai problemi del degrado urbano, pone il tema dell'attenzione alle categorie produttive, allo sviluppo della città, a intercettare i grandi fondi internazionali. Cioè, noi siamo quelli che guardiamo oltre e quindi per questo meritiamo il voto, e lo merita Alessandro De Chirico, che è stato un grande combattente, lo sarà ancora di più, e tutti i nostri municipi. E io avevo parlato di Forza Italia, chiedo a Cristina Rossello di essere qua a portarci un saluto, ringraziandola veramente. È un avvocato, fino a poco tempo fa faceva solo l'avvocato, un avvocato di grande valore. Qualche anno fa Silvio Berlusconi gli ha chiesto di venire
a discendere in politica, a entrare in Parlamento, poi in una situazione particolare gli hanno chiesto di diventare commissario del partito, di entrare nella quotidianità politica. Penso che a un certo punto gli è girata la testa perché era una roba un po' molto nuova. Ha dimostrato di saper ascoltare, ha dimostrato di saper prendere le decisioni quando bisognava prenderle, di non tirarsi indietro, di non nascondersi ma di metterci la faccia. Ha costruito delle liste, le avete viste, quanta bella gente c'è in queste liste. Merita, ha tutta la nostra gratitudine, merita veramente un grande applauso. Grazie Cristina. Solo due parole, Giulio, sono commossa, sono veramente contenta di essere qua per Alessandro e voglio solo testimoniare una cosa. Questo periodo di Covid, dove c'è scritto Rialzati Milano, è stata l'esperienza della squadra di Forza Italia più forte di tutte le altre. Vi dico perché. Facevamo gli Zoom, non si poteva parlare con nessuno, non si potevano avere contatti. Con Alessandro e con gli uomini della squadra abbiamo fatto delle cose straordinarie. C'era prima D'Angelo quando ci diceva che i detenuti, le guardie carcerarie non avevano le mascherine e siccome sono gli ultimi, non hanno il diritto di voto, no? Nessuno se ne occupava. Ci siamo messi lì e abbiamo fatto arrivare tessuti, mascherine da costruire e così via. Allora questo è un piccolo esempio, violenza domestica e problemi di assistenza alle donne con altri casi, Rosa ad esempio, Rosa Di Vaia. Ci siamo occupati di questi temi, il discorso dell'assistenza degli anziani, i banchi dono che abbiamo fatto avere senza mettere la marca Forza Italia. Ci sentivamo e dicevamo dove dobbiamo esserci. La squadra che avete costruito e che è stata proposta, io non voglio prendere dei meriti che non ho, è stata una squadra talmente bella, forte e io veramente credo che farò un figurone per merito vostro, perché siete stati bravissimi, Giulio. Alessandro, tu lo sai che io lo dico sempre, sei un grande organizzatore, ci sai trasmettere anche la politica nell'humus, nella terra, nel concreto. E quindi sono qua solo per testimoniare il grande lavoro vostro, con grande ammirazione, affetto e amicizia. Grazie, grazie, stai qua. Sei qua con noi ora, uno straordinario applauso, l'abbiamo caricato anche di tante responsabilità, non solo per queste settimane, ma per i prossimi 5 anni, al futuro sindaco di Milano, Luca Bernardi. Grazie, grazie davvero. Bello vedere così tanta gente e tante persone, cioè i cittadini di Milano, qui ad ascoltarci, a sentirci e soprattutto grazie a Cristina, grazie ad Alessandro, grazie a Giulio, che davvero lo ringrazio come sanitario, perché chi ha vissuto il Covid da sanitario ha una certezza. Questa massa critica che è arrivata di questo nemico invisibile, e poi oggi dobbiamo imparare anche a guardare avanti e a convivere, e per fortuna la Regione Lombardia oggi, e ne sono certo, l'ho già detto, che arriverà l'immunizzazione di gregge e quindi ci permetterà di pensare alla nostra vita sempre con attenzione, ma di non avere quella prostrazione costante e continua che la sinistra paventa. Chiudiamo tutto, si chiude tutto, torneremo indietro all'era preistorica probabilmente, ma d'altronde noi siamo il moderno e loro sono l'antimoderno. Io devo dire che un grande applauso va a un grande uomo che non è qua presente, il presidente Berlusconi. È un uomo che, quando io l'ho sentito quella sera nella quale mi disse, faccio sintesi con gli altri segretari di partito rispetto alla tua candidatura, mi ha detto la cosa più bella, che è la cosa più bella che dicevano i medici ai pazienti: in qualsiasi momento tu abbia bisogno, necessità, un consiglio, non guardare l'ora, non guardare l'orologio, non guardare nulla, ma chiamami. E questo ti dimostra quanto grande sia questa persona, dove noi ci appoggiamo, perché ha costruito non solo in Italia, nel mondo, non un'azienda, persone, famiglie e tutto quello che ci ha trasmesso, guardando a quel sogno della città di Milano che purtroppo la sinistra ha perso o probabilmente non ha mai avuto. Abbiamo un programma lungo, nutrito, ma del fare, dell'operosità, del lavoro, che è il filo che collega tutti. E
della dimostrazione della lista di Forza Italia. Cioè persone che si sono rese disponibili, a cui è stato chiesto di entrare in lista, o che sono rese disponibili e volontariamente sono entrato, perché è esattamente il contrario è successo nella lista del PD, perché praticamente sono tutti sempre soliti politici, e devo dire che un po' mi dispiace anche per un assessore che fa da capolista, che fino a qualche mese fa lo stesso sindaco uscente, che io tendo a non nominare, aveva detto scordati, dimenticati la politica comunale. Eppure alla fine il partito e i partiti hanno vinto anche su questo. Abbiamo, dicevo, un lungo programma e progetto, sintesi della centrodestra, ma è sintesi di persone che sono messe a disegnarlo, a raccontarselo, a immaginarselo, traducendo poi quel sogno su delle gambe che camminano. Dall'altra parte ho visto un programma che invece è un bigino, un po' come a scuola che si voleva fregare l'esame e quindi si lavorava rapidamente per non studiare troppo. Abbiamo delle certezze su Milano che si sono dimenticati, che sono la città che deve essere un distretto finanziario, la città che deve far tornare non quegli 11 milioni di turisti che c'erano e oggi quasi zero, a parte la settimana del mobile che avevamo detto quest'estate, attenzione alla mobilità perché arriveranno tante persone, alle persone bisogna dare i servizi e non si devono lamentare. Ha fatto esattamente il contrario, ha aperto casualmente anche di notte cantieri che si potevano aprire in altri momenti. Abbiamo parlato di prevenzione e attenzione, perché loro fanno una bandiera e un baluardo, ma sappiamo che non è così e gliel'ho fatto notare quest'estate, quando un signore in un cantiere per fare un'altra pista ciclabile, e abbiamo già detto che molte o diverse le cancelleremo perché non si può immaginare che Milano viva di piste ciclabili, ma deve vivere di progetto di piste ciclabili che sicuramente sono utili, fanno bene, ma soprattutto prevengano anche gli incidenti e il rischio di vita che molti ciclisti per andare al lavoro, per portare i figli, per muoversi hanno. Quindi noi non siamo mai stati contro le piste ciclabili, siamo contro quella mano libera che a macchia ha prodotto senza chiedere ai commercianti, ai esercenti, ai cittadini dove e come metterle. E questo noi non lo pensiamo, perché prima ascoltiamo, non prendiamo quello che è la loro modalità, cioè vivere per intenti, per ideologie, ma noi pensiamo ai programmi, parliamo con le persone, e l'ho già detto, i confronti quotidiani, tutti noi, io per primo, li ho sempre fatti e continuerò a farli fino all'ultimo giorno e anche dopo, in mezzo ai cittadini milanesi e ai cittadini della città metropolitana. Quando vedo le sue foto in tutti i mezzanini, oggi non ci sono più perché non si possono mettere, col presidente Obama, grande ex presidente degli Stati Uniti, con Sting, grande cantante mondiale, io preferisco farmeli con i miei cittadini e con le persone a cui voglio bene, che sono i milanesi. A loro non interessa la sicurezza, non interessa tenere il verde, perché loro sono per l'ambiente, io lo chiamo green alla moda, perché abbiamo all'interno di Milano 32 aziende del distretto agroalimentare milanese, che sono persone che hanno aziende a generazione, sono 3.000 ettari e forse qualcosa di più riusciremo a recuperare, che vogliono cancellare, ed è l'unico esempio delle città europee di avere dentro la città agricoltori che si occupano di allevamento bestiame, produzione di riso, che noi quotidianamente abbiamo sulle nostre tavole. Ma poi si sono dimenticati dei nostri tranvieri dell'ATM, che sono operatori pubblici, che hanno un compito fondamentale e importante, che non è guidare il bus o guidare la metro sottoterra, è di portare persone, perché non portano cose, portano persone. Eppure hanno un giubbotto ogni 5 anni, io non so come facciano a tenere addosso per 5 anni, non gli vengono consegnate le scarpe perché se le devono portare da casa. Ci sono delle tratte come la 90-91, ma non solo, che sono pericolose, perché ovviamente la polizia locale è stata messa in smart working, 800 uomini, ha promesso ancora, perché purtroppo mentono, sanno di mentire e continuano a farlo. Perché chi arriva dal pubblico, o comunque tutte le persone che sono presenti, sanno che per fare un concorso pubblico e per prendere i famosi 500, come chiama lui Ghisa, io li chiamo uomini e donne della polizia locale, di cui sono estimatore come di tutte le forze dell'ordine, che dovrebbero fare un altro lavoro che stare a casa e vorrebbero stare in mezzo alla gente, bene, non li avremo prima di fine anno, inizio dell'anno. Ma lui ovviamente, anche quando va nei quartieri, me lo dicono le persone, non lo vedo io, ma trovo pulito, il giorno prima passa l'AMSA,
il giorno prima si mette la polizia locale con la sua macchina a guardia della macchina invece di guardare il territorio, e poi uno va nei quartieri che lui chiama periferici e io chiamo quartieri. Io immagino una città policentrica, una grande Milano e città metropolitana, dove ogni zona è una piccola Milano. Una piccola Milano che si deve riaccendere, una piccola Milano dove ci deve essere legalità, dove la signora anziana e l'invisibile, che è il ragazzo, il giovane, l'anziano abbandonato, ma la signora anziana o l'anziano che non può portare a passeggio il proprio cagnolino, non la notte ma il pomeriggio, che ha paura di andare in ospedale a fare delle visite, esami, andare a fare la spesa, a trovare il nipotino perché gli sfondano la casa e si trova un'altra famiglia e in più quella casa deve pagarla perché se diventa morosa gliela tolgono. E poi invece magari abbiamo all'interno di quelle case persone che subaffittano e subaffittano e subaffittano a prezzi incredibili, a gente che purtroppo, perché clandestini, perché arrivano da altri paesi, approfittando della loro situazione, chiedono anche 1.000 euro per un posto letto all'interno di una stanza con altre 10 persone. Questa cosa non può più essere, quindi prevenzione e presidi della polizia locale, l'ho già detto. Parlavo oggi di Movida con... e ho parlato con le persone come i ristoratori, i nostri esercenti, i nostri commercianti, ma ancora di più i cittadini e residenti, che giustamente sono contro la movida, ma non contro la movida dei ragazzi che si divertono, perché i ragazzi si devono divertire, devono uscire, ma quella movida sballata, dove c'è spaccio, dove c'è delinquenza, dove si accoltellano, dove si azzuffano, dove si ubriacano, dove spaccano le macchine, in più zone di Milano, perché la movida non è solo in un punto. Ho detto che il comune deve essere quel comune, quell'amministrazione amica che fa sintesi nell'incontro di un tavolo permanente tra i residenti e i ristoratori, perché entrambi vogliono legalità, entrambi vogliono che i locali siano aperti, ma entrambi vogliono anche come residenti dormire la notte ed essere tranquilli. E la sintesi non può che non farla, ovviamente la modalità è in maniera positiva e liberale, per cui noi siamo noti, perché ultimamente, anzi negli ultimi 5 anni, una cosa che ha fatto importante il nostro sindaco uscente, sua giunta, è di centralizzare dai municipi tutto a Palazzo Marino o in quelle sacche che io ritengo di potere, lo dico io, dove negli uffici pubblici, vi faccio un esempio sulla mia pelle, in senso buono, uno va e un giorno gli dicono che quel dirigente non c'è, poi il giorno dopo è in vacanza, poi il giorno dopo non si può fare, poi lo deve firmare il direttore generale, ma poi deve arrivare... E poi, e così quelli che sono le nostre piccole imprese, le medie imprese, le grandi imprese, le persone che vogliono investire, non solo italiane, non solo di Milano, ma anche dall'estero, aspettano anche 43 giorni per avere protocollato un foglio. E tralascio quanto ci mettono i progettisti del comune per accettare, per validare tutto quello che sono proposizioni, suggestioni e progetti. E questa cosa non è possibile, una Milano che va digitalizzata, una Milano che vanno abbattute le barriere architettoniche. Immaginate che su 4.000 barriere architettoniche, 3.000 passa sono ancora presenti. Un dato di Repubblica, che non è certo un giornale a me favorevole, amico, anzi devo dire che con Costanza fa una disinformazione politica molto bella, molto interessante, che poco tocca perché tanto tocca bassezze e non vola alto come dovrebbe fare un giornalista per raccontare l'informazione, per raccontare la verità, per raccontare la fotografia di quello che avviene. Ma ci siamo abituati, o anzi non dovremmo abituarci, ma è così. Ma loro si utilizzano questo tipo di stampa per far politica, noi invece utilizziamo le nostre parole, il rispetto delle parole, il rispetto delle persone e l'incontro per le persone, per incontrarci, ascoltarli e prenderci impegni sulle persone. E poi c'è lo sport, c'è l'arte, la cultura, gli eventi. Milano, quella cultura, quell'arte che era proprio della milanesità. Milano è la città della contemporaneità, è la città di Leonardo, è la città del futurismo. Oggi invece non è la città delle strategie politiche, non è la città degli eventi e non è men che meno una città nel quale il soggetto giovane, il soggetto anziano, le persone, chi vive a Milano, chi ha scelto Milano, chi ha deciso di stare a Milano, trova un ambiente favorevole. E ce ne sarebbero tante altre di cose che potremmo raccontare. Abbiamo avuto oggi un incontro con un sindacato ufficiale, noto, grande, che raggruppa i dipendenti del Comune di Milano, e non sono mai stati invitati ai tavoli sindacali, perché ovviamente non sono di quel colore. Perché a differenza loro,
Noi coinvolgiamo tutti, noi siamo inclusivi e siamo anche di cuore, rispettiamo la competenza, l'esperienza e il lavorare. Loro rispettano solo il colore, se tu non sei di quel colore, non hai quella tessera, tu vieni escluso. E ci sono dirigenti e funzionari del comune che ci raccontavano che sono stati ridimensionati e mi immagino a moltiplicatore su tutto quello che possono essere municipalizzate. Ma a Milano qualcosa sta cambiando perché siamo riusciti a trasmettere quello che vogliamo tutti, ed è certamente non volere sindaco uscente. Vado a terminare, c'è scritto Forza Italia, aggiungerei Forza Milano, e la Forza Milano possiamo farla solo noi, convincendo soprattutto non a noi che siamo già convinti, ma coloro che sono a casa, che non vogliono andare a votare, che non pensano di votare, e tutti quelli che oggi sono antisala, cioè l'hanno votato credendo, come diceva, e vado a terminare Giulio, ci darà un sogno, ci sarà un sogno, arriva da Expo, praticamente uomo più a destra di quello che sono i suoi partiti che ormai l'hanno schiacciato, lui è ostaggio del PD, è ostaggio dei centri sociali, ho parlato di centri sociali, lui non risponde, però ha tutto il tempo per andare in giro e guardare se Bernardo è su un cartellone o sull'altro. Io preferisco invece confrontarmi con i cittadini che perdere questo tempo, anche perché il tempo perso lo lasciamo a chi ha tempo da perdere e che l'ha tempo perso a chi per 5 anni non si è confrontato con i cittadini, a parte portare dei buoni, credo, ghiaccioli, magari non tanto freddi, a persone che invece parlavano di lavoro, di occupazione e di disperazione. Grazie, buona serata, ce la dobbiamo fare. Forza, forza, ragazzi, qua siamo in